Se anche tu dell'idea che per diventare influencer bisogna per forza essere una persona famosa, che se non sei un uomo o una donna di successo hai in partenza la terra bruciata attorno a te, no, non è proprio così. Siamo all'eterno dilemma, prima l'uovo o la gallina, cioè prima si diventa famosi e così si trovano i follower oppure il contrario? Si può avere un seguito massiccio su internet pur essendo un perfetto sconosciuto? Si può. Sulla rete tutto, quasi tutto si può, lo dimostrano le tante storie di persone partite da un semplice profilo social, come quello che puoi avere tu e che poi hanno raggiunto successo e sono diventati influencer. Per capire meglio questo ragionamento, forse bisognerebbe rivedere il concetto di successo. E il riconoscimento della gente? La fama? Il denaro? Forse niente di tutto questo. Si può essere famosi e ricchi, ma non avere la gratitudine degli altri. Si può avere soldi, riconoscimento, ma non avere la fama. E così via. Che cos'è allora il successo? Beh, guarda, è il participio passato del verbo succedere e non si tratta di una battuta. Il successo arriva quando si fa succedere qualcosa e quel qualcosa comporta una sensazione di soddisfazione personale, vissuta da ciascuno in maniera diversa. L'idea stessa di essere riusciti a concretizzare un progetto può essere un successo. In questo, anche una madre che sa crescere bene i propri figli può avere successo. E come ci si arriva? Sfruttando il tempo che si ha a disposizione. La giornata ha 24 ore per tutti. Ogni mattina partiamo dalla stessa linea di partenza. Vince chi dedica più di queste 24 ore al proprio lavoro e con l'umiltà di sapere che non sei mai arrivato e che puoi fare sempre di più e meglio. Impegno, perseveranza e umiltà quindi sono le tre caratteristiche immancabili di ogni buon influencer.